abbiamo qua le chiavi di un nuovo appartamento, di via Palma, Paruta, Al, non mi ricordo, dopo andiamo a vederlo e vi racconto un attimino l'operazione com'è andata. Eccola lì. Siamo qua adesso a girare. Allora ragazzi, com'è andata questa operazione? Innanzitutto un appartamento che abbiamo comprato all'asta, quindi c'è stata gara, erano anche parecchie persone in realtà, un'asta telematica, guardate intanto dove siamo venuti a ritirare il decreto e le chiavi, siamo in Piazza Castello a Milano. Comunque in ogni caso stavo dicendo, l'appartamento l'abbiamo comprato all'asta, c'è stata gara, appartamentino molto interessante, in questo momento è un bilocale e noi andremo a trasformarlo in tre locali. Ora, l'asta è durata circa 24 ore, ok? E gli ultimi rilanci sono stati fatti proprio nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 15 minuti. È andata bene, adesso stiamo andando, visto che abbiamo le chiavi nell'appartamento, e vi faremo vedere le condizioni in cui si trova proprio in questo momento e vi faremo vedere poi successivamente il progetto che andremo a fare, che andremo a ristrutturare l'appartamento e poi successivamente lo metteremo in vendita, quindi vi faremo vedere anche il prodotto finito. Ci vediamo dopo. Vieni. Andiamo a vedere com'è. Allora, l'appartamento è al piano rialzato, ok? Quindi andiamo a vedere di qua, vediamo com'è. Quindi questa è la portineria, giusto? Eccoci qui, venite. Ok, qui abbiamo una bella porta scomparsa, eh? Dai, vieni qua. Guardate, ce l'hanno consegnato leggermente sporco. Guardate là, qualche figata. Allora, lì c'è una camera da letto. Puoi vedere quei dettagli? Vediamo qui. Vediamo qui com'è. Ok? Poi, andiamo da questa parte. E abbiamo una bella cameretta abusiva. Ora qui. Non fateci caso a quella poca muffa che c'è. Guardate qua. Eccola. Guardate. Tac. Siamo al piano rialzato. Figa, ci sono delle ragnatele. Ok, dove vi porto? Che posticini. Ok, qui abbiamo il contatore o qualcosa del genere, ci sono anche le scope, eccolo qui, vedete? Ci hanno lasciato due mobili per la gioia di Miguelito, che sei contento che ti hanno lasciato due mobili? C'è un po' di muffa. Oh, c'è una bottiglia là sopra. C'è una bottiglia, vieni a vedere, figa. Guarda, fatelo. C'è una bottiglia di... cos'è? La mettiamo in vendita su eBay. Ci sono anche le TV. Ci sono anche le TV. E poi da questa parte abbiamo un citofono lì, quindi... ma che roba ragazzi, tanta roba, secondo me possiamo vendere quei libri. E poi qui abbiamo il bagnetto, guardate, ma giusto una verniciata, no, là sopra, che dici? Giusto una verniciatina,
Lì secondo me hanno verniciato di nero, no? Che dici? Hanno verniciato di nero, insomma. Ok ragazzi, che cosa faremo? Che cosa faremo qua? In realtà ci stiamo pensando, nel senso che dobbiamo ancora valutare. Vi dico subito che l'appartamento è la prima volta che lo vediamo, quindi non l'abbiamo visto prima, e quindi dobbiamo ancora valutare in realtà che cosa andare a fare come lavori, quindi come abbattere. Questi sono muri, tra l'altro, abusivi, fatti in cartongesso, quindi andremo a vedere, porteremo l'architetto, facciamo fare un progetto velocemente e poi dopo decidiamo che cosa fare. Vi faremo vedere poi successivamente come viene l'appartamento. Ciao! La cosa particolare di questa operazione, di come era completamente devastato l'appartamento, era pieno di muffa, era veramente un disastro. Ora dovete capire che questo appartamento qua era all'asta, ok? Quindi è stato comprato all'asta e c'è stata gara, una gara tra l'altro piuttosto grande, nel senso che c'erano parecchie persone a partecipare e ci sono stati anche tanti rilanci. L'abbiamo comprato a 148.000 euro, mi sembra, che abbiamo comprato questo appartamento qua, però diciamo valeva la pena. Perché? Perché effettivamente avevo individuato gli spazi sulla carta, tra l'altro perché l'appartamento non è stato visto prima di comprarlo, quindi tante volte io faccio operazioni nelle quali non guardo gli immobili, ok? Dovete sapere che guardare gli immobili, se voi siete realmente esperti, sapete quello che state facendo, conoscete i prezzi di vendita degli immobili, conoscete perfettamente la zona, il fatto di andare a visionare un appartamento non sempre, cioè, non può aiutare. Però se non lo vedete in realtà e siete esperti, occhio, ci sta lo stesso, quindi non c'è assolutamente nessun problema, perché in quel caso io quello che faccio è che semplicemente vado a inserire dei costi per quanto riguarda la ristrutturazione come se l'appartamento fosse completamente bombardato. Quindi diciamo che quello che può capitare è che quando io poi lo compro mi ritrovo a spendere quello che avevo preventivato, o ancora meglio, in alcuni casi succede, non è messo così male, tra virgolette, quindi addirittura si riesce a risparmiare. Quindi si riesce tranquillamente a fare una cosa del genere, ripeto, se sapete quello che state facendo. Quindi in questo caso sulla carta avevo individuato il fatto che era possibile andare a creare un trilocale, perché nella parte dove c'era la cucina, e tra l'altro senza fare neanche, diciamo, grossi lavori, ok? Quello che avevo capito è che dove all'epoca c'era la cucina, quindi sulla destra appena entrate nell'appartamento, si poteva andare a creare una cameretta, ok? Poi andava tolta una parte, diciamo che avevano fatto dei lavori abusivi, ci c'erano degli abusi, e avevano fatto delle pareti in cartongesso per fare una, diciamo, una cameretta, anche se non era una cameretta come avete visto precedentemente, e probabilmente per i bambini, okay? non so per chi l'avevano fatta, tra l'altro pienissima di muffa, ma non c'era, cioè, non c'è chiaramente uno sfogo verso l'esterno, avevano fatto la finestra, ma che era sempre all'interno dell'appartamento, e quindi diciamo quella cosa lì andava tolta. E quello che ho visto è che, diciamo, da quella parte dove prima c'era una camera da letto poteva essere creato il soggiorno in cucina,
poi potevamo fare il bagno tranquillamente, lasciare il bagno dove era prima, e dall'altra parte invece mantenere, cioè andare a tenere una camera da letto. Qua non si può, ok, quindi ho ciccato, ok. E quindi adesso finisco in gabbia, quindi mi dovete portare le arance, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, visto che abbiamo fatto questa bella figura, posso parcheggiare qua, no? Io direi, ragazzi, di dare like al video, di fare immediatamente iscrizione al canale, e così vi posso mostrare altri video. Quindi adesso scendiamo e andiamo a vedere l'appartamento. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare, magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Eccoci qua, ragazzi. Allora, guardate, porta, come vedete, nuova, quindi completamente ristrutturato. Allora, qui abbiamo fatto anche l'home staging, ok, che aiuta chiaramente a vendere più rapidamente gli appartamenti, perché dovete sapere che le persone sono molto emotive, ok, e la vendita, ragazzi, di una casa è di fatto emotiva, ok, perché le persone quando entrano in un appartamento diciamo vedono quello che può diventare, tra virgolette, la loro casa, okay? Quindi adesso appena entriamo qui abbiamo messo questo mobiletto qua per andare a nascondere, come vedete, contatori, eccetera, ok. Da questa parte invece abbiamo fatto la parte della lavanderia, ok, quindi qua andrà, tra virgolette, la lavatrice, ok. Poi questa che vedete qui, ok, prima era la cucina, come avete potuto vedere dal video precedente, ed è diventata una cameretta. Vabbè, abbiamo adesso la finestra chiusa, però cameretta, come potete vedere, ecco, letto, cioè lettino, fatto un po' di cose, ok. Poi da questa parte abbiamo soggiorno e cucina, che è dove prima c'era appunto questa, diciamo, cameretta abusiva in mezzo, che non era una cameretta, era più uno sgabuzzino che una cameretta, ok? Tutto questo che vedete, non so se si capisce dal video, è tutto cartone, ok? Tutta sta roba qua è cartone, vedete, tutto cartone, anche questo qua cartone. Cioè, tante volte capita che le persone vengono a vedere gli appartamenti, stanno per sedere, no, attenzione, aspetta, che va giù tutto. E perché, ripeto, questa, cioè, il fatto di avere l'home staging dà quella sensazione alle persone di capire bene gli spazi e dire, ok, io qua metterò questo, qua metterò l'altro, poi qui va la cucina, eccetera. Poi, da questa parte, abbiamo l'altra camera da letto, come potete vedere, quella qui. Ok, quindi ecco, vediamo se la roba quasi si accende, tac, guardate, cioè praticamente quando un appartamento, ragazzi, viene fatto vedere dalle agenzie, ok, cioè che cosa fa un bravo agente immobiliare? Di solito sale alcuni minuti prima, tira su tutte le tapparelle, quindi per dare un po' di luce, accende quello che bisogna accendere, mette un po' di profumo e aspetta il cliente. Questo è quello che fanno. Poi, chiaramente, il cliente, se è interessato, ovviamente fa un'offerta, ok? E poi questo, come vedete, è il bagno, che questo è venuto nuovo. Eccolo lì.
Perfetto, anche in questo caso, ragazzi, abbiamo già ricevuto un'offerta, hanno già versato la caparra, deve uscire da quello che mi risulta domani il perito, e quindi anche in questo caso a brevissimo andremo in atto e finirà anche questa operazione. Quindi, come vi ho detto prima, questo prima era un bilocale che è diventato un trilocale. Abbiamo, le persone tante volte non capiscono il fatto del andare a dare valore a una cosa che prima era molto trascurata, ok? Perché c'è, cioè, quello che dovete capire, ragazzi, è che quando voi comprate un appartamento all'asta, che tante volte le persone dicono no, ma poverini, te ne approfitti, eccetera, 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 non è così. Cioè, nel senso, le persone per svariati motivi a volte non pagano, molto spesso anche perché non vogliono, sinceramente, e lasciano, dovete sapere che non pagano le spese condominiali. Chi le paga secondo voi? Le pagano le altre persone, ok? Cioè, ad esempio, io in questo caso ho dovuto pagare erano tipo sui 7.000 euro, se non erro, di spese condominiali, ok? No, forse erano un po' meno, non mi ricordo esattamente la cifra, però più o meno siamo lì, e in realtà il condominio si è accollato altri, mi sembra, 20.000 euro di spese condominiali che non hanno mai pagato, ok? Quindi questo è quello che, ovviamente, io nel mio caso, quello che sono andato a pagare era stato inserito a conto economico e quindi va bene. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ribaltato completamente l'appartamento, come potete vedere. Abbiamo chiamato un architetto, ok? Ha fatto tutto quello che doveva fare, ha trovato l'impresa, aveva rifatto tutto, l'abbiamo rimesso in vendita e adesso chiaramente ci sarà la persona che verrà ad abitare nell'appartamento. Quindi questo, ragazzi, è creare valore effettivamente, come potete vedere, ok? Quindi, se siete interessati al mondo degli investimenti immobiliari, che cosa dovete fare? La prima cosa è fare iscrizione al canale adesso, attivare le notifiche, attivare la campanella, e se volete anche commentare, ditemi cosa ne pensate, vi piace, non vi piace, che cosa avreste fatto, e soprattutto, ragazzi, continuate a seguirci, e se volete investire con noi potete farlo con la Gutierrez Capital, che sponsorizza questo video. Ciao ragazzi!